Oggi vi racconto altro. Oggi, signori, vi porto a un funerale. E che funerale? Tecnicamente vi porto al funerale di Venezia. Perché siamo abituati a vederla così, Venezia, no? Tramonti, Canal Grande, questa magia di questo passato che sembra non morire mai. Eppure, quest'acqua racconta storie che continuano a vivere oggi. Ma alcune di queste muoiono anche. E allora la domanda che mi pongo è, quando muoiono queste storie, a noi cosa rimane? La gloria di questa città? O forse qualcosa di più vivo e contemporaneo? Perché se siamo qua oggi a poter parlare di Venezia, è merito di quelli che l'hanno costruita ed erano qua dentro a farlo. Il passato ci guarda, ci giudica, forse ci sentiamo giudicati solo noi da questo passato. Però il tempo continua a scorrere, inesorabile, e la città sembra non cambiare mai. Ma in realtà, solo guardando le barche si capisce la differenza. Questa laguna che è stata solcata da galee, barche di ogni forma e dimensione, a vele, a remi, oggi è varcata senza nessuna pietà, da barche a motori. Guardate che bella la Giudecca, si vede tutto, la Basilica del Redentore da dietro. Addirittura, se spingete l'occhio, si vede Marghera, di fianco al campanile di San Marco. E poi queste strade infinite, perse nel nulla, tra cielo e acqua, prive di un padrone. Isole abbandonate, campanili murati da decenni. E improvvisamente altre navi, ma rimorchiatori stavolta. E di nuovo Marghera. Girare per la laguna, vi assicuro, hai sempre il campanile di San Marco che ti guarda. Ottagoni di difesa militare, navi industriali per Marghera. E qui siamo alla bocca di porto degli Alberoni. Guardate là, è l'Adriatico e quelle sono le navi che entrano a Porto Marghera. Guardate cos'è realmente la laguna. È spostamenti a motore. Non è la voga veneta come tutti quanti siamo stati abituati a pensare. È strade immense. Queste strade immense di acqua sono fatte ormai per motori. Non è più per la voga, è per la vela. Guardate che strutture che ci sono per tenere in piedi i motori. Ma allo stesso tempo esistono ancora strutture che sembrano del Medioevo, di fianco a barche e relitti che raccontano di distruzione. E improvvisamente siamo a Pellestrina, il luogo più lontano da Venezia di tutta la laguna veneziana. Qui siamo al funerale del più grande vogatore del Novecento. Ciacci lo chiamavano. E nonostante abbia vinto più di chiunque altro, ha scelto di morire a Pellestrina, più lontano possibile da Piazza San Marco, come in un esilio imposto da una città che dimentica se stessa. Io ho avuto la fortuna di intervistarlo, quest'uomo. Lui e Palmiro Fonger, che su questa barca hanno vinto la regata storica più incredibile di sempre. Alla fine di questo video trovate il link per guardarvela. Fatelo, sarà come onorarlo. Con la morte di Ciacci muore per sempre la Venezia della Laguna a remi, ma è inevitabile oggi ripensare tutta quanta la relazione che abbiamo con l'acqua, perché se una volta era un vantaggio questo, oggi per Venezia, nel mondo della velocità delle infrastrutture, è uno svantaggio non riragionare su Venezia e la sua relazione con l'acqua. Andiamo a fare un giro. Sì.